Ciao ragazze, partiamo innanzitutto dai regali ricevuti in questo periodo. La mia amica Daniela Chisghibellina 72 mi ha inviato uno smalto della Bourjois Paris e alcuni prodotti Une. Lo smalto, un bel fucsia intenso, devo ancora provarlo, mentre i prodotti Une li uso e li sto adorando. Il balsamo labbra è molto idratante ed è ottimo come base. Il rossetto nude è della tonalità perfetta per non abbattere i miei lineamenti. E lo Smart Lens Mascara mi ha dato grandi soddisfazioni. La palette Joy to the Girls della Too Faced è invece il regalo di San Valentino da parte di mio marito. Contiene 15 cialde più il mascara Lash Gaze, che mi piace molto e sto utilizzando attualmente. A gennaio e febbraio ho fatto due ordini MAC. Nell'ordine di gennaio ho acquistato in Passion questo rossetto fucsia dal Finish Amplified che adoro. Mentre a febbraio ho acquistato Viva Glam Rihanna, un rossetto rosso lucido e brillante dal Finish Frost. Candy Yum Yum, un fucsia matte molto intenso e di lunga durata. E infine il Brush Cleanser, prodotto di eccezionale efficacia che fa tornare nuovi i pennelli lerci. Da OVS ho acquistato questi due saponi liquidi della Sciacca alla fragola e alla vaniglia per 1,99€ ciascuno, entrambi molto validi. E poi questo smaltino color salmone della serie Fantasia di Essence a 2,29€. Da Habitat Serravalle Retail Park ho acquistato due giare piccole della Yankee Candle. Approfittando di un'offerta le ho pagate 8,90€ anziché 11,50€ cada una e le fragranze sono Fluffy Towels, fresca e tra le mie preferite, e Black Cherry, fragranza fruttata molto intensa, anch'essa tra le mie preferite. Queste glitteratissime sneakers della Watts le ho invece acquistate nei saldi, sia nel colore nero che in beige più primaverile, e le sto sfruttando tantissimo. Vi mostro ora i prodotti Bottega Verde acquistati a febbraio. Innanzitutto l'ottimo bagno doccia alla vaniglia nera pagato solo 2,99€. Poi l'altrettanto valido bagno doccia alla magnolia nera pagato solo 3,99€. Acquistando questi due prodotti ho avuto il peeling piedi scontato al 50% e la crema mani alla mirra per solo 1,99€. Gli ultimi acquisti sono quelli fatti dalla mia amica Fedi Kitty. Innanzitutto questo duo rosa della Yamamai, dal packaging molto accattivante, che può essere utilizzato anche come blush. Poi l'acqua cream numero 20 della Make Up For Ever, in questo bel color bluette intenso che uso come eyeliner sulla rima ciliare inferiore. E infine due cialde di Madina, la Purple Smoke numero 629, che è questo bel marrone glitterato che adesso vedrete swatchato sulla mia mano. E poi la Magnetic numero 622, anch'essa glitteratissima ma grigio scura, e adatta come l'altra a fare degli smokey eyes molto intensi. E questo è tutto ragazze, fatemi sapere cosa pensate dei miei acquisti, ci vediamo al prossimo video, ciao!